Ciao a tutti, benvenuti al Laboratorio Domestico. Io sono Roberto. E io sono Gianluigi. Siamo qui in un rifugio vicino a Bologna, si chiama Diversi e Voci. Sì, la casa rifugio Diversi e Voci, un piccolo rifugio ma molto carino dove ci sono tanti animali. Oggi è una giornata speciale perché c'è un incontro con tanti sostenitori anche per far conoscere le attività del rifugio. Ci saranno anche esseri animali. Poi ci sono alcuni stand, tra cui la vegana Emiliana, che dopo vi faremo conoscere, chi ci segue su Instagram ha già conosciuto, già. E il caseificio di Barbara Ferrante. E siamo con Stefania, che è il cuore della casa rifugio Diversi e Voci. Ben arrivata sul Laboratorio Domestico. Ciao, ciao a tutti. Allora, ti vogliamo conoscere perché vogliamo far conoscere la storia di questo rifugio alle porte di Bologna. Come nasce la casa rifugio Diversi e Voci? Nasce dal desiderio e dalla necessità di dare uno spazio agli animali che non siano solo i cani. Già dal 1991 io e la mia mamma siamo impegnate sul fronte della protezione animali. Per 25 anni ci siamo occupate solo di cani e del nuovo rifugio di Amola. E poi con la sensibilizzazione degli ultimi anni è nata anche in noi il desiderio di parlare anche di altri animali. Quindi non c'è solo il cane e il gatto, ma conoscere e fare conoscere anche altri animali. E quindi abbiamo cercato uno spazio dove poi io vivo anche per salvare e ospitare questi animali meravigliosi da conoscere e far conoscere. E anche quelli che noi consideriamo animali domestici spesso sono umanizzati, per cui cominciare a considerare l'animale come qualcosa diverso da sé, ma con delle caratteristiche, è un grande atto di fiducia, un grande atto di liberazione, un grande atto di altruismo, di uscire da se stessi per cominciare a vedere veramente qualcosa di diverso. Chiaramente per una questione economica e gestionale non abbiamo ettari, ettari, ettari da poter salvare tantissimi animali, quindi abbiamo degli animali che sono qua simbolicamente salvati, ma è nostro dovere, nostro desiderio riuscire a portare le nostre idee, i temi a noi cari, a più persone possibili. Quindi è chiaro che più informazione si fa, più incontri si fanno, più diciamo la liberazione animale o anche solo la conoscenza viene moltiplicata. Quindi certo, noi impieghiamo tantissime energie. Allora, tra gli stand presenti c'è anche quello della vegana Emiliana. Chi ci segue su Instagram già la conosce. Facciamo una breve carrellata e adesso magari le chiediamo innanzitutto come ti è venuta quest'idea di questo e-shop. Quest'idea è nata principalmente per la nostra necessità familiare, perché siamo diventati vegani e ci siamo domandati come potevamo essere anche sostenibili oltre che vegani, perché come sai vegano non sempre vuol dire sostenibile. Quindi abbiamo selezionato una serie di aziende, tutte artigianali e tutte locali, che fanno prodotti di ottima qualità e che per noi sono veramente genuini e molto nutrienti. Quindi vediamo, elenchiamo brevemente i prodotti, quindi si tratta di... Qui trovi tutta una varietà di legumi che vengono coltivati nell'Appennino reggiano senza pesticidi, paste di farro e di ceci di tutti i tipi, anche queste coltivate in provincia di Modena e in provincia di Reggio, cracker proteici e biscotti proteici senza saccarosio i biscotti e senza sodio i cracker, farine di tutti i tipi, sempre coltivate in provincia di Modena, senza pesticidi. Poi abbiamo la linea Zero Waste, che abbiamo creato direttamente noi, dei sacchettini del regalo, i pad struccanti, e qua c'è tutta la linea dei cosmetici, saponi, shampoo solidi, balsamo solido, bombe da bagno, tutte anche queste bolognesi.
Allora, quindi diciamo, vi lasciamo qua sotto il link alle shop di La Vegana Emiliana. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma direi di no, grazie a tutti. Quindi vi lasciamo il link qua sotto. Siamo qui con Barbara Ferrante, che già conoscete per il nostro precedente video, il caseificio vegano di Barbara Ferrante. Come mai qui? Siamo qua insomma per far assaggiare i formaggi, insomma per aiutare il rifugio animale che c'è qua, Diverse Voci, sono anche i nostri amici. Allora, da quando ci siamo visti l'ultima volta hai delle novità nei formaggi, no? Non c'è più solo la soia, sì, come base, mi dicevi, ma... Invece adesso su richiesta possiamo produrli anche con latte di mandorla per gli intolleranti o per chi semplicemente non vuole la soia nell'alimentazione. Bene, quindi ricordiamo magari come fare ad acquistare i formaggi di Barbara, che bisogna scriverti su WhatsApp, giusto? O mail o WhatsApp. Magari lo scriviamo sotto e intanto ti lasciamo al tuo lavoro e poi vi lasciamo qua sopra anche il video precedente che abbiamo fatto, così vedete un attimo meglio di cosa si tratta. Qui ci sono due asinelli che oggi sono tenuti dentro proprio perché ci sono tante persone che potrebbero spaventarsi. Di solito loro sono tutti liberi insieme ai maiali, cagnolini, eccetera, eccetera. Scorrazzano liberi nel prato. Oggi sarà presente anche l'associazione Essere Animali, che tutti voi conoscete, non ha bisogno di presentazioni. E fra poco inizierà una conferenza qua dietro, magari vi faremo vedere qualche immagine se riusciamo. Le persone che ci stanno guardando, come possono aiutarvi in questo splendido progetto? Grazie. Allora, intanto dopo finalmente 3 anni siamo riusciti ad avere la gestione del 5 per 1000. Quindi poi sulla nostra pagina Facebook trovate anche tutti i dati per poter dedicare il 5 per 1000. E poi abbiamo anche creato questa sorta di lista della spesa proprio per aiutare le persone a capire un pochino come aiutarci. Quindi da un semplice portare il pane secco, portare la frutta, i nostri maialoni consumano tantissima frutta, a coperte o anche magari lavoro, sostenere fisicamente facendo magari se una delle competenze, cucinare o aggiustare le cose o portare fuori i cani. Abbiamo in questi anni creato un bellissimo team che si occupa in modo particolare dei cani, con istruttori ed educatori cinofili, e i nostri cani ne stanno beneficiando molto. Oppure appunto aiutare in occasione di queste feste, stando al banchetto, gestendo magari la lotteria. Sostegno e comunità, questi sono, no, i due termini che associamo alla Casa Rifugio Diverse Voci, amici di Bologna e anche di Modena, tutta la provincia. Qui siamo vicino a San Giovanni in Persiceto, avete capito come fare per dare una mano alla Casa Diverse Voci, a Stefania e a tutto il personale. Non vi resta altro che contattarli, fatevi avanti e aiutiamo.